Ok, ritorniamo in Elden Ring e ci troviamo nel castello di Morn. Allora, dobbiamo trovare il padre della ragazza che era situata qui. Irina si chiama. Devo fare una cosa perché non so perché, ma sì, forse è troppo chiaro. Ostia. Ok. Ascensore e saliamo. Allora. Andiamo a far fuori i nemici lontani per poi addentrarci verso quella zona. Via. Via. Porca miseria. Sono tanti. Vediamo, vediamo, vediamo. Ah, dove va tutta la strada? Qua posso scendere? Direi di no. Vai, richiama questo. Riproviamoci. Aspetta un attimo, ci portiamo avanti già. Così già ce lo troviamo sotto per dopo. Ah, è là, eh. Entrambi senza subire danni. Adesso andiamo da questi. Ok, ci siamo. Altro.
Easy. Un tentativo è andato via. Ok. Lì c'è qualcuno. Pure tu. Ok. Qui abbiamo una scala, però forse potevo salire anche da quest'altro lato. Vorrei salire da qua, vuole salire. Magari mi porto pure da un'altra parte qui. Aspetta però che non ci giriamo. Questa zona non c'è nulla. Là ci siamo stati, perfetto. Proseguiamo. Piano piano. Che tra cani e quelli. Meglio non rischiare. Dice qualcosa e va. Claymore. Non c'è nulla qui. Scendere e dobbiamo salire per forza. Quello è il benvenuto al castello. Ah, vabbè, nemici normali. Ahia, ho salvato la vita e mi tratti così. Ok. Di questo. Ah, da là possiamo risalire. Quindi tieni qua a questo punto. Andiamo dall'altro lato però noi. Girato? Perfetto. Torcia il d'acciaio. Che cos'è? Una torcia o una torcia sempre. Però non la posso mettere perché ho poca. Posso portare poco peso. Ora qui a fare, però non ci salgo là sopra. Ok,
Vabbè, proseguiamo dall'altro lato. Curiamoci. Scusatemi, ma da qua che dove faccio io? Devo buttarmi qua? Oh! Ok, perfetto. Era la seconda strada di accesso. Di questo. Questo è l'ingresso. Proseguiamo. Non c'è nulla. Credo che debba scendere. No. Credo per di qua. Ok. Qui abbiamo un drop. Vediamo che sono obbligato a scendere per di là. Qui andrei su quel terrazzo, ma non c'è nulla. A sto punto facciamo direttamente. Andiamo da qui, scendiamo. Andiamo. Ok. Da qui. Scendiamo qua. Vediamo di questi uno alla volta. Ok. E ci andiamo dopo. Prego, aiutami, sono di nobile stirpe. Se quelli spiaggevoli mezzo sangue mi dovessero mi divorassero sarebbero rotto. Tutto tranne quello.
stavi dicendo tu? Avrete fatto, prego aiutami, ok. Sarei corrotto in eterno, tutto tranne quello, ti supplico, salvami dalla disgrazia. E come faccio a salvarti? C'è il rumorino di quelle palle che droppano roba. Eccola là. La prendiamo dopo. Per ora, piano piano, andiamo da quest'altro nemico. Che mi ha sentito, come ha fatto, non lo so. Andiamo sopra. Talismano, lama gemella, vediamo cosa fa. Talismano, lama gemella, potenzia il colpo finale degli attacchi concatenati. Ok, proviamo. Vediamo. Ok. Credo debba scendere per di qua. Ok, adesso. Adesso. Tentiamo. Ok. Ha finito, perfetto. Non c'è nulla, proseguiamo. Proseguiamo per di qua. Boss è là dentro. Non c'è niente. C'è un loot. E da qua piano piano dobbiamo scendere giù, mi sa. Via. Allora, c'è un topo da questa parte e qualche altra cosa dall'altro lato. Alla faccia di un po' dopo. Porca miseria. Frusta. Ok. Una grazia. Perfetto. Allora, da questo lato non c'è più nulla. I topi li abbiamo eliminati. Ah, due erano.
Da qui possiamo scendere. Sai che non ho visto una cosa? Non ci ho fatto caso. Stai sopra? Non ho notato se è presente una scala per salire su questa torre. No, non c'è nulla. Perfetto. Questo non lo posso notare. C'è qualche cosa da raccogliere qua in giro? Allora, non proseguiamo perché altrimenti cado e dobbiamo rifare tutta questa strada. Oddio. Neanche tante strade in realtà. Progenie leonina. Padone della lama innestata. Sai cosa? Non posso parte della tizia. Qua non c'è nulla. Vicino alla galera c'è qualcosa? Vetro del castello. Ah, ok, qua non posso fare nulla. Vai qua. Risaliamo sopra un attimo. Dovevo dare la lettera al padre, ma non ho trovato nessuno. Non l'ho visto da tutto il castello, mi sembra di sì. Come? Per me l'ho visitato tutto, l'ho visitato. Vi schifo, però voglio un attimino visitare di nuovo il castello. Vai, risali. Era questo il castello che dovevo visitare io, però non c'è nessuno qua. Vabbè, proseguiamo. Qua non c'è nessuno. Ah, manca un pezzo, manca quello. Manca un pezzo da visitare.
No, ok, forse ho esagerato a dire ok. Ecco. Vabbè, dai, scendi così. Però non cambia nulla lo stesso, perché poi da qua dalla zona di sotto non mi è chiara la situazione. Dovessi trovare il padre. Quella zona l'ho visitata? Mi sa di no. No, secondo me questa non l'ho fatta mai. La risalgo, ok, non mi interessa. Proseguiamo per di qua. Questo è l'ingresso. Ecco il padre. Ah, il tuo volto mi è nuovo. Io sono Edgar, guardiano di questo castello per ordine di Re Godric in persona. Ma vuoi vedere con i tuoi occhi cos'è accaduto? Gli umili si sono ribellati. Mi hanno sempre servito bene, o così pensavo, ma a quanto pare era solo una messa in scena. Stordite creature, come sovente odo dire, esseri corrotti nell'anima. Mi duole deluderti, ma quale sia il proposito della tua visita, temo che il castello di Morn non resisterà a lungo. Accetta questo dono in segno di scusa. Il ramoscello sacrificale. Consegniamo la lettera. Irina, capisco. Grazie. Sono in debito con te. Ma non posso ancora andare. Anche se il castello dovesse cadere, è il mio compito di comandante restare qui. Per assicurarmi che la preziosa spada di Morn non cada in mani sbagliate. Dobbiamo te protetto la spada di quella che tocca tutte. Il mio vincolo di dovere è sciolto. Dopo aver salvato Irina, passerò il resto dei miei giorni con lei. Grazie a te potrò riunirmi a Irina e votare a lei il resto dei miei giorni. D'altro canto, Irina ha un animo gentile. Spero solo che resti tale. Grazie a te potrò. Ok, finito. E torniamo da Irina. Quindi il castello di Morn l'abbiamo liberato. Irina. Era qui, era. Non c'è più, però. Torna. No, sbagliato. Figlia meritava di meglio. La colpa ricade solo su di me. Anteposto il dovere alla sicurezza di mia figlia. E questa è la risposta del fato.
troverò. I sordidi responsabili di tutto questo. Li inseguirò ovunque e li sterminerò dal primo all'ultimo. Non temere, Irina, è una promessa. Li troverò, va benissimo. Quindi la missione è finita, ipotizzo, missione di Rino. Perché? Dovrei aiutare il padre? Non lo so. Il castello, sicuramente, lo abbiamo ripulito. La cosa è fatta. Quello che dobbiamo fare è l'esplorazione all'esterno del castello. La sede del castello di Morno, un eroe solitario lotta per la vendetta, salvo cadere sotto i colpi di Lord Godfrey. Ok, pietra funerea 2 e foglia capillare. Che luogo è questo? Veleno, aia. Cavallo.
sopra c'era qualcosa da poter raccogliere. Se ce la si fa. Olè. Ah, una runa. Ok, possiamo aprire di qua. Cos'è quello? Bastarda. Non la vedo più. Né la vedo né la sento. Dai. Equipaggiamento, vediamo se boschia velenosa. Fosse tutta così tanto grande quest'area da controllare. Se fosse più piccolina. Che cazzo? Ah, un orso. Ok, qua non c'è più nulla. Quindi questo l'abbiamo visto. Questo abbiamo visto, siamo arrivati per di qua. Scusa un attimino, giusto per essere sicuri. Sì, visitata anche questa zona. Ok. Questo lo possiamo eliminare. Possiamo andare verso il punto 1. Non l'abbiamo visto. L'albero qui l'avevamo preso? Non lo ricordo. Non l'avevamo preso. Seme d'oro.
sopra. Porca miseria. Uccello della morte, letteralmente uccello della morte. Mi ha preso in contropiede. Non me l'aspettavo. Era notte, quindi torniamo. Ampolle, attenzione, aggiungi. Ok, poi. Torna qui. Facciamo accelerare tempo fino a notte. Era pieno quest'ora qui. Allora, andiamo prima là. Guardare come non gli facevo danno, però voglio provare di nuovo. Ok. Olla. Ok. Aia. Aspetta. Lascia sacrificato. Allora, cavallo. Lì c'è un altro di quelli degli animali. Ok, quindi questa è la zona visitata.
Scendiamo. Questo lato della spiaggia non c'è nulla. Fallo e proseguiamo. Qui non c'è nulla. Tiro solo. Fiore. Direi che questa zona di sepolcri possiamo ritenere esplorata. Direi di sì, direi. Dobbiamo. Dobbiamo esplorare la zona a sinistra, questa qua, zona, non so se è ovest, sì, ovest, ce l'ha i quattro punti cardinali, quindi facciamo così, chiudiamo qua il video e nel prossimo andiamo nella zona ovest di Sepolcride, nel prossimo episodio.